Incominciamo questo incontro che già avevamo programmato martedì scorso. Ci eravamo dato appuntamento questa sera all'auditorium e mi pare già dalla presenza che si capisce bene qual è stato il risultato, qual è oggi la comunicazione che vi daremo, perché altrimenti penso che saremmo stati molto molto di più. Io prima di dire le notizie che abbiamo, già ormai sono a conoscenza di tutti voi, desidero innanzitutto ringraziare, e lo faccio di cuore, tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione, perché veramente è stato qualcosa che io definirei entusiasmante, vedere una città in corteo per protestare contro quelli che erano le nostre aspettative legittime che venivano in qualche modo ignorate, è stato veramente emozionante. Devo ringraziare anche le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia, che in quella manifestazione sono stati presenti in maniera discreta, però in maniera costante e continua. Penso che abbiamo dato un segno di grande civiltà, perché è stato un corteo ordinato, è stata una protesta pacifica. E quello che poi è successo dopo il corteo, cioè l'occupazione della ferrovia, penso che era un atto, io definisco, legittimo. Perché quando l'esasperazione arriva a certi livelli ci si può aspettare anche di altro. Però noi siamo cittadini tranquilli, pacifici e abbiamo manifestato in maniera pacifica. Abbiamo creato certamente dei disservizi. Abbiamo bloccato la ferrovia, abbiamo creato disagi, di questo io ho chiesto scuse, ce ne scusiamo, però era tra virgolette doveroso farlo. Io l'ho fatto, l'avevo detto che l'avrei fatto insieme ai cittadini gioiosani, perché nel bene e nel male sono il sindaco di Gioiosa Marea. E quindi era doveroso da parte mia assumere anche atteggiamenti forti in quell'occasione. Quindi il ringraziamento va anche ai colleghi sindaci, innanzitutto al sindaco di Piraino, con cui abbiamo continuamente lottato in questi anni per ottenere questi risultati, al collega di Capodorlando, al collega di Figara, al collega di Sant'Angelo, di Patti, di Oliveri, di Librizzi, di Montagna Reale. Mi pare che li ho detti tutti i sindaci, di Provo, ai consiglieri provinciali tutti, presente nel collegio, al presidente del consiglio provinciale, anche lui presente, quindi il ringraziamento va indistintamente a tutti. Le notizie le sapete, giungono da più parti che questo benedetto decreto è stato finalmente firmato. Il percorso è stato lungo, travagliato, tortuoso, difficile e noi l'abbiamo percorso insieme al collega di Piraino giorno dopo giorno, con tanta difficoltà, con tanti viaggi. Questo era il passo forse ultimo, decisivo, che ci consentiva di accelerare di molto i tempi per l'inizio dei lavori. C'era bisogno di questa manifestazione per mettere pressione, perché questo serviva, mettere pressione perché si raggiungesse questo obiettivo, perché non passassero inutilmente altri giorni, settimane o mesi, perché era importante e cruciale che questi lavori inizino quanto prima, perché questo significa che molto probabilmente la prossima estate la strada potrebbe essere riaperta anche se a senso unico alternato, e questo per la nostra economia è indispensabile. Quindi oggi io mi sono sentito nel pomeriggio con l'ingegnere Di Bernardo, lui pensa che già domani mattina gli potrebbero notificare il provvedimento, o se non domani mattina, al massimo lunedì mattina. Lunedì sarà a Catania per altri impegni, siamo rimasti che nella giornata di lunedì o di martedì al massimo concorderemo un incontro
È molto probabile che sarà lui stesso a venire a Gioiosa per illustrarci il cronoprogramma degli interventi. Quindi penso che meglio di così non poteva andare. Abbiamo raggiunto questo risultato, dobbiamo continuare a vigilare, lo faremo io e Giancarlo insieme a tutti voi, perché il cronoprogramma, che è difficile questa parola, cronoprogramma, che l'ingegnere Di Bernardo ci comunicherà venga seguito pedissequamente e venga rispettato. Io ringrazio tutti voi, mi scuso anche con voi, perché quella manifestazione poi in fondo è stata in qualche modo anche un disagio, perché avete rinunciato a una giornata di lavoro, molti hanno perso dei soldi, i ragazzi sono stati contenti perché non sono andati a scuola e loro dovrebbero ringraziare me di questo, ma anche l'occupazione del binario sotto la pioggia che avvicinava non è stata cosa piacevole. Quindi tutti insieme abbiamo condotto questa battaglia. Oggi non abbiamo vinto niente, non c'è niente da vincere, abbiamo rivendicato come cittadino un nostro sacrosanto diritto che in qualche modo ci è stato riconosciuto. Io penso un'altra cosa, che l'ho detto l'altro giorno, non so se ne parlavo con Giancarlo, anche con Sindone, come sindaci, e quindi anche come cittadini abbiamo altre battaglie da fare. Vedasi innanzitutto il raddoppio ferroviario, vedasi ad esempio l'aeroporto o la pista, come si chiama, per piccoli aerei, il semisvincolato stradale. Però una cosa molto significativa di questa manifestazione è stata anche la presenza dei colleghi sindaci. Penso che su questo piano tutti i sindaci e il comprensorio dobbiamo continuare a collaborare per portare avanti insieme delle battaglie che sì possono riguardare oggi Gioiosa, domani il Brolo, domani Piraino o altri comuni, ma che abbiamo degli appuntamenti importanti e delle battaglie importanti da fare, come quella di cui accennavo prima, che insieme dobbiamo fare. E penso che questo si possa tranquillamente incominciare a programmare da subito, perché ci vengono riconosciuti i diritti, oggi li abbiamo ottenuti come gioiosani e piraenesi, ma penso che dobbiamo rivendicarli come comunità di un territorio più vasto che ha bisogno di più attenzione da parte della nostra classe politica. Se c'è Giancarlo, si è finito.